Serie ovviamente. Amiche e amici, nel 2004 la Serie A torna a 20 squadre. Ma quali furono i risultati delle prime giornate di quel campionato? Vediamo un po'. La prima giornata, Atalanta-Lecce 2-2, Brescia-Juventus 0-3, Cagliari-Bologna 1-0 con un rigore sbagliato dal bolognese Giunti, Milan-Livorno 2-2 con l'espulsione del portiere del Milan Dida, Chievo-Verona-Inter 2-2, Palermo-Siena 1-0, Parma-Messina 0-0, Reggina-Udinese 0-0, Roma-Fiorentina 1-0 con le espulsioni di Cassano e di Viali, Sampdoria-Lazio 0-1 con l'espulsione del portiere della Sampdoria Antonioli. Lazio Regina 1-1, Lecce Brescia 4-1, Messina Roma 4-3, Siena Sampdoria 2-1, Udinese Parma 4-0. La terza giornata si giocò invece in infrasettimanale. Atalanta Inter 2-3, Brescia Lazio 0-2, Cagliari Siena 2-0 con un rigore sbagliato dal Cagliari, Palermo Fiorentina 0-0 con un rigore sbagliato dal giocatore del Palermo Corini. Milan-Messina 1-2, Parma-Bologna 1-2, Chievo-Verona-Udinese 0-0, Reggina-Livorno 2-1, Roma-Lecce 2-2, con un rigore sbagliato dal giocatore della Roma Totti, Sampdoria-Juventus 0-3. Ci vediamo prossimamente con Serie A Mente!